5 vicepresidente, rinnovo con variazione dell'accreditamento funzionale, la società Cittadella e una revoca di accreditamento, la numero 6. Numero 7 del vicepresidente ARPA, autorizzazione alla contrazione di un mutuo dell'importo di 1.300.000, quale cofinanziamento previsto dal programma operativo SC ASFA. Questo qui lo vuoi vedere dopo, sì, ma lo vuoi vedere dopo, nel senso che è Poi diverso il cloud. la numero 8 dell'assessore Barbagallo rinviata. Numero 9, assessore Berlangeri, legge regionale 28 del 2006, proroga del termine di conclusione del progetto. Guardate il testo davanti, andiamo avanti. Numero Contributo al 10, Carlo Berlangeri, Felice, contributo al Carlo Felice. Numero 11, l'assessore Rambaudi, redazione progetto in forma giovane, modifica e integrazione della deliberazione della giunta regionale 1469. calendario va bene, Numero 12. calendario va bene, chi è uscito? Sì. Orientare su chi è Numero 12 va bene. del Rossetti. Numero 13, assessore Rossetti, collegio dei revisori in modalità per presentazione in borsa di spese con espletamento mandato dei revisori dei conti. Andiamo un po' il cordone, giusto? Andiamo un po' incontro. Sì, Perché... Ok, dai, andiamo avanti. Numero 14, assessore Marcello, va Rossetti, bene. ci sono due Bene, approvazioni. Poi numero 17, l'abbiamo già fatta perché l'assessore adesso doveva uscire. E poi, poi allora, una deliberazione dell'assessore Rambaudi. No, abbiamo preso la tua tesi, faccio dimenticare. Aspetta, la 7, E non vado a farla dopo, sì, ancora sì, a posto, bene. No, adesso che parlato possiamo farla. Ok. Allora, spiegherò un po'. Vabbè, c'è Modice. Noi, va in sacco, quindi vuol dire che è stata vista, no? Quella del mutuo per la sede di Savona. Va bene? Possiamo procedere, autorizziamo la contrazione del mutuo. Occorre però poi, sappiamo che occorre la parte FAS, e che dobbiamo garantire, mi pare, 1 milione, poi 2 di FAS. Questo poi si è chiusa l'accordo sul taglio di 5 miliardi e Ah, lo fa, diciamo un po'. Finiamo questo. Sì. Va bene. Quindi va bene, insomma, quindi poi le autorizziamo e faranno il mutuo nel momento in cui hanno la parte FAS. Però intanto muoviamo una situazione che... No, perché lei... Sì, va bene, ma è da casino questi giorni. Dai. Dicevo che è chiaro che nella revisione del FAS si dovrà fare questo, però Sì. uno dei punti. Vabbè, dice che va bene, ma insomma c'è il taglio, io adesso proprio. Dice dei 5 miliardi, questo Allora, dei 5 miliardi si è possiamo arrivati ad risentirci una condivisione fra tutte le regioni, tranne il Veneto, adesso che però sta valutando se non presenziare alla conferenza che è già fissata per il 28, ecco, la settimana prossima, perché il Veneto non condivideva il fatto che il Sì, taglio va, sulla io sanità. non ce la faccio, 28. Tipo va, 28, asino cotto. 28 mercoledì. Mercoledì, Ma è di mercoledì. perché il 29 il si vota 29 per si vota. Ah, già, perché sì, vero. Oddio, ma se vado 28 vuol dire che io sto a metà settimana, 28, Il 30, 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
anche perché è un tema scuro.
Dai, 5 allora, miliardi, dai. Il taglio dei 5 miliardi e 2 alla fine l'abbiamo proposto al governo in questa maniera. 1 miliardo e 8 sul PAS, e questi erano i tagli non introdotti dalla legge di stabilità, ma dal vecchio decreto legge 95 del 2012. Quindi dobbiamo andare a finire noi vincoli. Noi vincoli abbiamo un contributo sul PAS di 56 milioni e 100. Cioè 2,30 meno 56, quindi no. No, bisogna facciamo il conteggio e comunque sono 56 e 100 questo taglio che va ad aggiungersi ai 24 che avevamo già. Adesso se, quanto c'è rimasto, solo 6 lì o no? No, adesso no. Sono 288 meno 56 meno 24, quindi meno 208, sono quelli che più o meno avete già visto. Dopodiché si è riusciti a non toccare tutta una serie di trasferimenti di parte. Vabbè, questo vuol dire che in 15 giorni bisogna che voi, Cinelli, Canepa, IVA, ci portiate qui magari insomma, anche 15-20 giorni, poi andiamo a parlare, se poi pensiamo di fare un gesto, cosa blocchiamo, cosa non blocchiamo. Peraltro, sulla parte poi gestione del bilancio, finisco questo, poi devo dire qualcosa. Allora, sono stati quindi esclusi dai tagli tutte le voci che abbiamo visto l'altra volta e che erano in forse se la sanità non fosse stata tagliata di 10 miliardi, e che riguardano borse di studio, libri di testo, 21 milioni di agricoltura che sono piccoli, però anche quelli sono stati salvati, 100 milioni di fondo affitti, 200 di scuole paritarie, i 312 milioni delle politiche sociali e i 400 della non autosufficienza. Questi non si dicono tali. Quindi per il momento ci hai detto il fatto, no? Per il momento, quello che ho detto finora, tutto è salvo meno che il FAS. Tutto salvo meno quel fatto. Poi c'è sull'edilizia sanitaria, dove a bilancio iniziale dello Stato c'erano 300 milioni, sono stati aggiunti altri 500 derivanti da gli accertamenti che ha fatto il Ministero. Su questi 810 tagliamo 450. Quindi alla fine sono 360. Di cui ce ne toccheranno 10 più o meno. Non so, il riparto del conto capitale più o meno alla stessa aliquota, dipende dai non si può dire, dipende dal livello di avanzamento dei progetti. Quindi non mi occupi te ovviamente di questo, no? Se comunque fare 10 noi, milioni. Se, noi si eravamo ben messi, perché anche con quelli che non ci hanno finanziato dall'altra branche. Però San Martino lo possiamo mettere lì solo per metà, se va bene, per metà. Sì, non c'è abbastanza. Bisogna guardare le procedure e vedere a chi eravamo. A San Martino c'era Gaslini. Ah, già c'è anche. Se recuperassimo quelli dei Gaslini potrebbero dare. Vabbè, vedi tu? Sì. Quel bilancio. Vai avanti. Poi sul materiale rotabile, acquisti di materiale rotabile c'erano 625 milioni e ne abbiamo tolti 200. Quindi abbiamo 425. Allora, bisogna dire poi a Resco, mi devo tutto a favore, che vedo che manca anche il Ponte, sono vicino moltissimo, che a questo punto, allora, materiale rotabile, quanto sono? 425. Va bene, quindi lì qualcosa devo beccare e in teoria potrebbe anche andare a salvarsi la quota passa, non so. Questi sono vincolati, ah sì, passa sul materiale rotabile. Sì. Oppure ti fa diminuire la quota a queste cifre il prossimo settembre. Poi abbiamo anche, non abbiamo toccato 320 milioni del fondo unico per l'edilizia scolastica. Quanto è? 320. Cioè? E quindi il taglio alla fine viene fatto, parlo di livelli complessivi statali, 1 miliardo e 8 sul FAS, 2 miliardi sulla sanità, 450 milioni di edilizia sanitaria e 200 sul materiale rotabile,
E poi abbiamo il tema del patto verticale incentivato, che sono 800 milioni che abbiamo proposto per quel giro che noi cediamo agli enti locali quota del nostro patto e in cambio dovremmo avere cash che comunque viene assorbito dal taglio. E questo ci consentirebbe di fare il patto regionalizzato. Questo ci consente di fare il patto regionalizzato e dovremmo noi cedere circa 30 milioni, 29 milioni e 8, perché ne abbiamo recuperati 24 e 8 di non taglio e quindi cediamo patto per 29 perché il rapporto... Quello tradotto per noi immortali comuni, diciamo. Sì. Noi perdiamo l'incremento della spesa, perdiamo l'incremento della sanità previsto dal patto della salute e dobbiamo gestire la sanità nel 15 con i soldi del 14, così? Sì. E perdiamo un pezzo di fassa. Perdiamo un pezzo di fassa. Mentre il bilancio regionale rimane in tons. Però in tonso, bisogna vedere le conseguenze del taglio, sì, no, il bilancio regionale su tutte queste voci vincolate, sì. No, anche il bilancio regionale. Ma il bilancio regionale il. No, per effetto la manovra Renzi, dicendo. Poi stiamo assorbendo i 450 milioni di riduzione IRAP che qua sono finiti, perché non è che si fa questo, però andava nella sanità. No, era IRAP. 450 milioni a livello nazionale, quindi questo è il quadro. Quindi bisogna andare a rivedere in pratica, noi dovremmo andare a rivedere il FAS con Natale e decidere poi sulla questione indebitamento. Quello che volevo dire invece a livello di gestione, perché tutto si complica, perché noi adesso dovremmo andare a fare una manovra di bilancio dove dovremmo collegare l'andamento della tassa alle spese possibili, nel senso che comanda adesso la tassa, perché con gli equilibri che noi dobbiamo garantire ogni spesa deve essere coperta in maniera effettiva da un'entrata e da un'entrata che viene accertata e incassata nell'anno. Questo significa che andremo a breve in giunta con una delibera dove blocchiamo gli impegni sul pluriennale, perché questi tagli sono tagli a regime e noi quest'anno abbiamo fatto solo dei tagli con delle voci una tasse. Che un altro anno siamo stati fatto, non ce l'abbiamo più e quindi dovremmo fare questo. Dopodiché ogni funzionario e dirigente che si impegna la spesa deve farsi carico anche dell'entrata e anche in maniera. Ma anche quando fanno decreti, diciamo, dirigenziali o direttoriali o altri funzionari, vengono tutti da voi per il certo. Quindi li blocchiamo nel momento in cui non è garantito il servizio. Questo lo dico perché leggendo il 118 che c'è la possibilità dell'impegno triennale abbiamo visto un'effervescenza che però non è così, perché se ci sono le entrate certe a fronte non si possono fare impegni spesa triennale. Quindi adesso piano piano la riforma prenderà un senso assimilato anche per me. Va bene, mi pare che insomma non è che navighiamo nel loro, ma abbiamo fatto un lavoro che ci consente di provare a leggere. Sì, questo fermo restando che sul patto verticale incentivato c'è ancora un punto interrogativo perché deve venirci in conto lo Stato e il 28 c'è stato Regioni sì. E anche conferenza. Non so che Amparino che cosa ha deciso, perché finora è arrivata la convocazione, è stato le Regioni di una tecnica alle 10. Credo che sarò giù pomeriggio, però vorrei essere libero per i grandi elettori, per fare un po' di politica. Credo che sia alle 13, se riescono alle 13, perché poi alle 15 appunto c'è questa necessità che ognuno deve andare a prepararsi per le elezioni. Va bene. No, per prepararsi, detto così, sembra altro che parrucco.
Va bene, leggiamole poi. Allora, del Presidente, concessione del patrocinio d'uso del logo. Assessore Rambaudi, legge regionale 6 del 2009, finanziamento progetti relativi alla valorizzazione e funzione degli oratori, proroga del termine impartito con DGR per la presentazione dei progetti. Poi ci sono queste pratiche dell'assessore, del vicepresidente. Lo aspettiamo, facciamo. Va bene. Allora, recepimento intesa sul documento dal titolo linee di indirizzo sulle modalità organizzative ed assistenziali sulle reti dei centri di sinologia e adempimenti conseguenti. E poi di adempimenti. Poi sempre il vicepresidente proroga il 31 gennaio 2015 dell'accordo quadro regionale per la distribuzione farmaci da farmacie private e pubbliche convenzionate. In DPC e servizio CUP web approvato con deliberazione 108 del 2012. E poi, sempre del vicepresidente, indirizzi alle aziende sanitarie, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 41 2006 per lo sviluppo dell'attività di chirurgia ortopedica protesica. Poi, poi ci sono alcuni argomenti. Allora, dell'assessore Rossi. Veramente prima c'è quello dell'assessore Cucinelli. Allora, dell'assessore Cucinelli, che è un riscritto analisi di fattibilità via conferenza di servizi per procedimento unico in campo ambientale. Ovviamente non c'è. E dell'assessore Cucinelli, del numero 2, una procedura di via variante tracciato statale ora via nei comuni di Noli e Finale Ligure. Anche questa rinviata alla prossima. E poi invece dell'assessore Rossi, la numero 3, linee di indirizzo per la predisposizione del piano della performance 2015-2017. E questo va bene. E poi alcune comunicazioni. Allora, di richiesta di Gonfalone. Allora, le cerimonie, l'elenco delle cerimonie istituzionali previste per il 2015. Quindi si chiede l'individuazione, sono diverse. Va bene. Insieme a lei. Sì, va bene, va bene. Questo è un altro. E poi un'altra, solo questa la comunicazione della stessa tre cose. E poi invece una comunicazione dell'assessore Rossetti, sempre di adesione alla stazione unica appaltante. Ma la stazione unica appaltante, Pippo e Claudio, diciamo, assessore direttore. Sta leggendo o si sta piantando tutto? No, non è che ha piantato. Stiamo cercando di fare le cose. Lì con i sindaci c'è stato un rallentamento molto forte. C'è stato un rallentamento. Abbiamo definito le linee che erano quelle definite dalla giunta, nel senso che bisogna fare le gare all'interno di 15.000 euro. Come tempi? Legato al cambio di guida. No? Non è vero, non è possibile che prima chi avesse delle garette gliele facesse. Le gare, diciamo, va bene, un po'. Vabbè, ma chi te l'ha detto? Sai, girando ti dico una cosa, l'altra. Perché c'è la provincia di Genova che ha perso... No, scusa, ho fatto una verifica su... Senti, attesa, non è vero. Il fatto del rallentamento mi rapporta a quello che dicevano, che hanno fatto già delle gare e le avevano fatte più veloci e adesso le rallentano. O sono lenti a fare le gare, o ce n'è troppe, quindi qualcuno non fa. Dicono che è stato un rallentamento. Verifichiamo.
verificate, basta. Certamente, è vero. Tu vedi che, Presidente, che ogni giunta c'è una comunicazione di comuni che si aggiungono, quindi chiaramente più ce ne sono, e più capisci che se è lo stesso ufficio con 200 comuni, è difficile che abbia la stessa Va bene. Ok, finito, basta, adesso prendiamo la cartellina, diciamo, c'erano famiglie, allora, scusa Claudio, io solo una cosa, qui volevo portare, cosa facciamo? Facciamo la discussione la prossima settimana, tutte le misure di razionalizzazione. Tanto, mercoledì facciamo. Sì, facciamo aggiunta mercoledì perché poi dopo aggiunta partirei, quindi Pippo non sarà aggiunta. Se va aggiunta. Ah, ma la fate alle 9, presto lo fa. Sì, perché non c'è più consiglio, quindi se fa aggiunta al mattino, poi io partirei perché insomma. Io devo partire giù alle 10 perché non faccio le 10. Perché dunque mercoledì al 28, no? Sì, sì, sì. Dopodiché io vorrei partire e essere giù per, insomma, partire a luna, se può essere, due, tre, sette, perché immagino che serata, ma fino alle 29 ci vedremo. Sì. Io ci vorrei essere. Va bene, dai, parto come al solito al fondo, quanto abbiamo, presentiamo una bella operazione di Villa Tiguglio, immagino che verrà il signor di Raffaello che si inaugura a giugno, una bella milione a volte. E poi presentiamo un pezzo del lunghissimo lavoro di ristrutturazione di Villa Serra. A dire la verità, qui abbiamo messo insieme abbiamo messo insieme più voci, sono altri 2 milioni di roba che si inaugura il 21 di aprile. No, non ho messo perché si inaugura, finisco i lavori del progetto. Adesso seguirei un attimo a partire da gennaio le cose aggiornandole, così proviamo a tenere un po' tutti quanti il filo su quello che sta accadendo. Allora, su Astopani c'è un nuovo cambio di orientamento dopo che mangiò andare in prorogati, eccetera. E adesso tutti vogliono andare sull'emendamento al mille parole, quindi userebbero. Userebbero la prorogazio per coprire 45 giorni e poi andrebbero invece sulle prove. Poi rimangono 2 settimane di gruppo e non so come si farà. Devi andare via? 10 minuti. Non c'è problema. Vabbè, sui rifiuti l'emergenza si è conclusa. E adesso stamattina è volta anche la commissione parlamentare, richiesta, per il che non capito. Adesso spero che, ho visto che la Marsiglia sta mettendo a posto, si ampia, eccetera. Spero che adesso il cuore del sistema, cioè se no, faccia quello che devono fare. I disabili non ci sono novità di tutta l'altra volta, fare, anzi, sì, novità ci sono, come dice Lorena, continua nella fattura non prevista. Ho scritto un messaggio ieri, non so. Bisogna mettere un punto, sto dicendo, che tiravano la riga. Ma noi in effetti nella riunione del 22 del 30 avevamo sentito ora che ci fosse ancora parecchie cose in giro, ci è stato detto di no, in realtà no. Bisognerebbe che l'Italia l'Ave Maria, quanti è? L'Ave Maria erano 4, insomma, si parte l'Ave Maria senza di me. Fare una roba che ci porta all'autunno, poi la prossima giunta stia un po'. No? Non arrivi lì proprio al momento che esplode il casino, addirittura campagna elettorale piena. Adesso che abbiamo fatto il quadro nazionale, Claudio, ho capito che non c'è, Lorena, che più o meno abbiamo capito come stiamo messi, mi pare per l'emergenza speriamo di capire. Se arrivare a arrivare estate piena, quando per la prossima giunta poi la forza un po' produttività. Io stavo costruendo una proposta che non teneva conto di questi ultimi 2 milioni e mezzo, ma comunque la vediamo anche presto. Sul piano non ho novità, nel senso che abbiamo firmato quell'accordo, aspetto dovrei mettere al comune, chiesto a Ivan di vedere bene con Lorenzo, eccetera,
sono i soldi, approfitto per dire che questi soldi lo sono che non riportiamo, cioè non si va a portare, però basta. Basta. Ok. A 45 non ci sono novità, nel senso che tutto procede bene, a febbraio si aprono i booster, la Concordia va tutto bene, l'amianto mi dice come si chiama, Ottavi, che la cosa procede bene. L'IT adesso non c'è Renzo, non dovremmo farcela, chiude cosa. Hai visto quella cosa che ho fatto oggi? Sì, ho visto, c'è una gloria ormai. Il governo ha stretto a come dire, in un anno l'università e quindi un paio di mesi dice ho fatto, gli usate i soldi per scuola di porto di il bando ES lo comunicato è chiuso, ho ricevuto telefonate anche da Altai e soddisfatti tante volte con la roba di rilancio sta in vetro, una cosa che e c'è il problema se riusciamo poi a finanziare ancora un po'. A Rivalico hanno firmato, come dicevo, mi pare che da oggi sono una cosa nuova, non eravamo arrivati al 9, all'8 forse, all'8 eravamo arrivati. Sì. Rivalico hanno firmato un ulteriore pezzo, quindi come dire la cosa procede. C'è tensione sull'AER, ho visto Esposito l'altra mattina con Lorenzo, c'erano anche ci sono dei problemi ancora in corso, ma insomma io penso che quello che ha scritto qui si possa realizzare, cioè che in un paio di mesi finiamo il quadro in cui sappiamo chi va dove, insomma, no? Questo è il punto. La variante Aurelia Spezia è ripartita, anche se il contenzioso potrebbe essere anche dietro l'angolo, comunque ripartire è ripartita. La Aurelia Bis di Savona, complessissima, ma comunque diciamo, mi pare che si comincia a vedere la fine. Ecco bene, adesso parto dalle impiantistiche, il portatore di Renca a posto, va, il portatore di Arsena anche, nel senso che ormai sono arrivati al confine con la diga foranea, diciamo ci siamo, va, quando il lavoro è cominciato il lavoro, si fa un pezzo e quello si finisce, il resto è gente giovane, carissimo e complicatissimo, per dire la verità. Un pezzo si fa presto, il resto è molto complicato. Lei va benissimo, devo dire che è molto efficiente per il lavoratore di Levanto, così come Peli, che va bene, caso della salute di Peli va bene, finirà in tempo di vita, va molto bene. Così come va bene la messa in sicurezza di Varazze, che finirà a fine anno, 18 interventi, 6 conclusi, 8 in corso, 4 di prossimo avvio, ma quello l'operazione finisce bene. Imperia va bene e entro febbraio portiamo anche l'altare, pregherei anche a te di vederlo un po', perché il rapporto con questo comune, te e Renzo, sono andato un po'. Comunque diciamo che ci siamo, insomma, le case della salute di Sanremo, bene, nel senso che ormai sono finalmente sbloccate, manco per due, si abbiamo provato ieri in conferenza dei servizi la Gronda, ma tutti comunque, tutti gli enti hanno detto che una cosa sul progetto, la quale è giallo, è una cosa molto limitata, nel senso che ENAC, autorità portuale, aeroporto e autostrade hanno siglato in bozza l'accordo di programma per l'abbancamento a mare del paese. Adesso loro però devono avere un'approvazione formale ministeriale, che è anche difficile avere in maniera proprio della conferenza dei servizi, perché se poi la conferenza avesse cambiato i tempi. Quindi ho ottenuto quell'approvazione ministeriale, senza più rivederci, il Ministero dei Trasporti con la decreta approvato il progetto. C'è un po' di approvato da tutti, diciamo. Abbastanza rapidamente. Va bene, siamo riusciti anche a fare un po' prima, possiamo chiudere. Magari fermiamoci un attimo, se vogliamo fare qualcos'altro. Ci vediamo qui. Ci vediamo magari. Io vorrei portare quindi mercoledì o
comunque le questioni sanitarie.